Vi giuro che pensavo di tornare a casa da questo primo viaggio in Giappone del 2023 con massimo 4 video, e invece ne sono usciti 7, tutti abbastanza lunghi, compreso quest'ultimo episodio, perciò mettetevi comodi perché l'avventura sta per cominciare. Prima però ringraziamo chi l'ha resa possibile. Brrr, che freddo! A star fuori senza neanche la giacca rischio di prendermi la broncopolmopeste, ma sapete cosa non rischio? Non rischio che vengano trafugati i miei dati personali, perché anche quando mi connetto ai wifi degli ostelli, delle stazioni, degli aeroporti, sono sempre protetto grazie a NordVPN. Se volete supportare indirettamente il canale, lo potete fare dando un'occhiata al link che vi lascio qua sotto in descrizione, al quale trovate la miglior offerta disponibile al momento per NordVPN. Facilissimo e velocissimo da utilizzare, grazie alla funzione che ti permette anche di spostare la tua posizione virtuale, posso aggirare tutti quei problemi legati alla geolocalizzazione. Se voglio vedere un titolo su un servizio di streaming, guardarmi una serie e scaricarla prima di tornare a casa, non è disponibile in Giappone, mi connetto all'Italia, problema risolto. Oppure accedere a siti bloccati, risolvo. Sempre con NordVPN, che ha una comodità che nel 2023 vale assolutamente la pena di avere, specialmente se approfittate della mia offertona. E non ci sono rischi perché 30 giorni di prova gratuita e soddisfatti o rimborsati. Quindi grazie a NordVPN e grazie a tutti quelli che andranno a vedere il link. Possiamo continuare con il video. Diciamo che la giornata non poteva iniziare meglio qui sulle rive del mare a Enoshima. Purtroppo però dobbiamo lasciare questa bellissima località costiera perché è l'ultimo giorno qui in Giappone, quindi dobbiamo risalire verso Tokyo, che dista comunque un'oretta. Prenderemo il treno che sta arrivando. In questo tratto il treno si tuffa letteralmente in strada, quindi tutte le macchine si devono scansare per farlo passare. E questa è la Enoden Line. Un perro! Un perrito! Il perrito del buongiorno! Amici, bentornati nella freschissima Yokohama, in particolare nella Chinatown di Yokohama. Se vi state chiedendo come mai sia venuto in Chinatown in Giappone, punto 1, era sulla strada. Punto 2, la Chinatown di Yokohama è bellissima. Punto 3, dovrebbero esserci ancora i festeggiamenti per il Capodanno cinese, quindi valeva la pena di passare. Ma che casino fanno ste Lamborghini? Com'è? Buona. È buona. Pranzetto decisamente molto poco sano, ma tanto tanto buono. Con una bella cotolettazza di pollo street food. Ma a parte lo street food, buono anche se un pochino costoso, la Chinatown di Yokohama è interessante perché il porto di Yokohama è stato uno dei primi ad aprirsi al resto del mondo nel 1859, quindi i cinesi sono arrivati subito e nel giro di pochissimo la Chinatown di Yokohama è diventata la più grande di tutto il Giappone, cioè la più grande comunità di cinesi in Giappone è proprio qua, e credo sia anche una delle Chinatown più grandi del mondo. Tanto io sono venuto qua un sacco di volte a comprare vestiti in questo negozio, e anche a sto giro ho comprato delle camicie bruttissime che non so dove metterò perché non ho spazio nei bagagli. Comunque, tante persone, me compreso, diciamo molti di quelli nati alla fine del secolo scorso, associano il Giappone ai robottoni. Io non sono un grandissimo appassionato, però mi affascinano. Pertanto ho pensato di andare a vedere la fabbrica dei Gundam di Yokohama, perché in particolare c'è un Gundam che vorrei troppo vedere dal vivo. No! Che figata è! Porca vacca! Siamo arrivati in tempo per vedere un primo spettacolo, ma tra poco dovrebbe essercene uno un po' più bello. Quindi nel frattempo vogliamo montare il Gundam che ci hanno regalato all'ingresso. 15 minutes later. Gundam! È venuto veramente figo. Questo è piccolissimo, ne voglio prendere uno grande da montare a casa. Enkodan Marina,
E anche se non siete appassionati, se passate da Yokohama, io un salto qua lo farei, perché comunque lo spettacolo è veramente uno spettacolo. Poi devo dire che montare un Gundam davanti al Gundam è una cosa molto giapponese. Qui dentro c'è anche tutta la parte dedicata al museo, dove hanno un robot che monta un Gundam come quello che abbiamo montato noi. E poi c'è anche tutta la storia, come hanno progettato il Gundam a grandezza naturale. Ed è veramente una figata pazzesca. Avrei fatto volentieri un giro anche nel negozio, ma c'è un sacco di fila. Comunque, se non volete pagare, lo potete guardare a sgamo qua da fuori. Comunque, giusto il tempo di dare un'ultima ammirata allo skyline di Minato Mirai, sempre qui nel porto di Yokohama, che siamo pronti per tornare in città. Prima però volevo dirvi che il Gundam hanno deciso di tenerlo. In teoria lo volevano togliere, ma sono andato sul sito a controllare e pare che rimarrà fino al 31 di marzo del 2024. Quindi se avete in programma un viaggio a Tokyo con una mezza giornata libera, non fatevelo scappare. Bene, è arrivato il momento di lasciare Yokohama e andare a vedere dove dormiremo stanotte. Se i mezzi pubblici funzionassero così bene anche in Italia, penso che non utilizzerei mai la macchina. In ogni caso, una cosa che non mi mancherà quando domani torneremo sono le mascherine. Veramente una rottura di palle. Ma perché ormai non siamo più abituati. Qui invece le utilizzano tantissimo da ben prima del Covid. Molti mi scrivono ancora dicendo che le usano per lo smog. Ma in realtà non è che si respiri un'aria pesante a Tokyo, anche perché ricordo che a seguito della rivoluzione industriale si erano resi conto che la qualità dell'aria era peggiorata tantissimo per via anche del traffico di tutte le macchine. Da lì hanno iniziato a riprogettare tutte le città per creare un sistema di trasporti molto più puliti che permettesse alle persone di spostarsi. Laddove le persone si spostano fiorisce il commercio, i trasporti costano pure tanto, sono di alta qualità, sicuramente un qualcosa che fa molto bene all'economia del paese ed è perfetto per noi che in Giappone ci vogliamo anche solo viaggiare. Siamo a due passi dalla stazione e dal Tokyo Dome e il posto in cui dormiamo è proprio questo qui. Mi aspetto che sia una bomba, anche perché questa catena la utilizziamo pure per i nostri tour in Giappone. Come sempre, sivola.it, link in descrizione. È un capsule hotel, andiamo a vedere com'è. Appena fai il check-in ti viene subito consegnato il regolamento: vietato parlare, vietato usare il telefono, non mettere la sveglia, togliti le scarpe, guai a te se mangi o bevi qualcosa e non puoi neanche tipo riorganizzare i bagagli. Dopodiché ci siamo spostati subito nella zona locker, dove si trovano tutti gli armadietti e ci sono anche i bagni. Ovviamente WC giapponese e mini lavandino. Bello però. Ma guardate la bellezza di questa doccia, cioè è molto più bella di quella che ho a casa mia. Anche i lavandini, cioè non sembra per nulla un ostello. Questo è il capsule hotel più bello in cui io sia mai stato. Costerà anche il doppio di quello in cui siamo stati l'altra notte, però direi che è mille volte più bello. E mi sa che batte anche quello in cui siamo stati a Sendai. Lasciamo lo zainone negli armadietti e usciamo, perché vi mostrerò tutto per bene questa notte. Oh, comunque senti che casino che fa il treno, ma da dentro l'edificio non si sente niente. È completamente insonorizzato e meno male, anche perché siamo di fianco pure all'autostrada. La cosa che mi preoccupa un po' di questo capsule hotel è che ci monitoreranno il sonno durante la notte. Cioè, questo servizio era incluso nel prezzo. C'era proprio la foto che c'è una telecamera che ti riprende da qua in su e dei sensori di movimento sotto al materasso. Penso che dopo i risultati te li mandino per email. Io avrei dormito anche senza. Allora, visto che a Tokyo sono stato un bel po' di volte, è importante per me trovare qualcosa di nuovo da vedere e anche qualcosa di nuovo da mostrarvi. Quindi adesso ci stiamo dirigendo in una zona che non ho mai visto, subito dopo aver fatto un piccolo scalo alla stazione di Shinjuku. La stazione di Shinjuku è la più trafficata al mondo, quella dove passano più persone. Mediamente ogni giorno più di 3 milioni e mezzo di viaggiatori. Dal casino delle stazioni alla tranquillità dei quartieri residenziali nel giro di 2 minuti. Questo è anche il bello di Tokyo. Allora, dovrebbe esserci un parco proprio qui davanti. Sì, siamo arrivati. Allora, se non lo metto nel titolo, secondo me è impossibile da indovinare. Mi sa che abbiamo beccato una bella fregatura.
Ma che stupidata. Sono veramente deluso. Questo è proprio il meme Instagram versus realtà. Questa toilette è attualmente sempre in uno stato opaco, ma normalmente strada disponibile. Zio, che fail pazzesco. Ora io scuso un po' un boomerone, ma come dovrebbe essere? Allora, doveva essere tutta trasparente e tu praticamente entri, chiudi la porta e si opacizza. Il problema è che adesso è sempre opaca, cioè sono bagni pubblici trasparenti. Però è tutto opaco. È una fregatura imbarazzante perché siamo venuti qua apposta. Che palle. 3-3. Ma dai, avevo delle aspettative altissime su questo bagno. Volevo vedere i bagni pubblici più belli del mondo. Cioè, in teoria tu arrivi qua ed è tutto vetro, trasparente. Chiudi la porta e i vetri si opacizzano. Però tu passi davanti e dici: ma perché ci sono dei bagni pubblici trasparenti? Tra l'altro bellissimi, a parte i colori, c'è tutto. È stupendo questo bagno. Puoi parcheggiare tuo figlio, puoi cambiargli i pannolini, c'è il WC giapponese con tutti i comandi. Che spettacolo. Ma aspettate un momento, questo che cos'è? Se la toilette è qui e il lavandino è qua, questa che roba è? È un WC per bambini? C'è la carta igienica, ma c'è anche il sapone con il rubinetto. È un ibrido toilette lavandino? Un toalandino? Non sono molto puliti però, eh. È stato un fail pazzesco. Vabbè, comunque questa era un'installazione artistica. Ce ne sono anche altre in giro per Tokyo, sempre bagni pubblici. E ci tenevo a farvela vedere, ma ho fallito. Mi scuso. Vabbè, consoliamoci con una bella passeggiata per arrivare fino a un ristorantino che potrebbe essere un'ottima consolazione. 40 minuti in tranquillità, ragazzi. Se venite a Tokyo, se venite in Giappone, ricordatevi che qui è bello camminare, ok? I mezzi pubblici sono super efficienti, ma camminare è ancora più bello. Non sei negli Stati Uniti dove senza auto non puoi andare da nessuna parte. Perdersi un po', specialmente con questa poca luce tra le vie della città, è stupendo e soprattutto non avete nulla da temere perché qui la sicurezza è sempre garantita, anche se viaggiate da sole. Ci siamo ragazzi, siamo arrivati, adesso saliamo al quinto piano e andiamo a mangiare in un ristorantino che i più affezionati dei miei canali sicuramente si ricorderanno. Questo è praticamente l'Olive Garden alla giapponese. Ho voglia di mangiare pizza sicuramente per provarla. Ci sono le bruschette, pazzesche. Così un po' a scherzo mangiamoci anche una pasta, ne dici? Una genovese con i gamberetti. All'ingresso siamo stati accolti da delle frasi in italiano completamente a caso e c'era anche una specie di robot porta piatti. Guardalo zio. No, non dirmi che ci porta l'ordinazione. C'è un robot che porta i piatti in giro. Ma poi le frasi in italiano a caso. Può consigliarmi qualche ristorante caratteristico qui vicino? Preferisce mangiare carne o pesce? Buon appetito, preferisco il pesce. C'è un ottimo ristorante che si chiama La Pausa. Ah, sono anche autoreferenziali. Proverò ad andarci, grazie. Questo è tutto scritto all'ingresso. Poi abbiamo un fantastico menù che inizia con una fonduta di formaggio molto italiana. È tutto scritto in giapponese comunque. Allora, il panellaglio mi tenta, ma prenderei la bruschetta e anche il prosciutto crudo. Proviamo il prosciutto crudo in Giappone. No, sono curioso di vedere se hanno. Allora, io gli chiedo la carbonara senza guardare come la fanno. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Niente, Duccio ha schiacciato per sbaglio il tasto per chiamare la cameriera e quindi abbiamo già ordinato. Tra poco vedrete le delizie che ci porteranno e spero che ce le porti il robot. La famosa sangria di Roma. Il bere è incluso non soltanto l'acqua ma anche il teino, quindi ho preso un bel oolong. E nel mentre hanno già portato il nostro primo antipasto, il prosciutto crudo. Prosciutto crudo. Due fette. Cioè sul menù sono, sì. Sembra tagliato a mano. Ah, ma sono tre fette in realtà, ve ne abbiamo giudicato male. Non aspettiamo nemmeno il pane perché non credo arriverà. Allora, mi aspettavo di peggio. Sa vagamente di culatello e mi ricorda tantissimo i salumi in offerta a un euro che si trovano in Spagna. Ci sta. Peccato che siano solo tre fette. 3 euro e 6 centesimi. Non era malvagio, ma pollice in giù perché non ce l'ha portato il robot. Due bruschette contate. Mi si è piantato. Ce l'ha portato il robot. Le bruschette con il daikon. Il daikon. No, aspetta. Pesciolini. No, sono pesci. Ma come bruschette con i pesciolini? Aspetta, scusa. Il pane con l'olio e il pomodoro e l'aglio è la cosa più buona che c'è. Però mi ci metti questo e sa di pesce. Scozza completamente. Allora, di positivo c'è che i pesciolini non si sentono. Vabbè, non avanziamo nulla. Oh. Comunque è un plus il fatto che ce l'abbia portato il robot. Non è vero. Eccolo qua. Bellissima. C'è l'olio da mettere sopra. Due piattini per le fettine. Così ne abbiamo quattro. Poi il tagliapizza.
Il ristorante La Pausa era un po' conosciuto anche per il fatto che avevano un cartello con su tutta una serie di cose a caso scritte in italiano. Fun fact, l'ultima volta che sono venuto qui ero con mio padre, per ridere siamo venuti a mangiare alla pausa, e mio padre ha corretto, cioè gli ha scritto tutte le cose sbagliate sul cartello e dopo l'hanno cambiato, non so se le due cose siano collegate. Forse avremmo anche dovuto dirgli che quando raffigurano l'Italia devono ricordarsi di mettere anche la Sardegna. Fatto sta che il cartello famoso non c'è più, e fatto sta che il robot ci ha portato la nostra fantastica pizza ai quattro formaggi con olio piccante. Non è olio, è miele. Come miele? Sì. È miele perché quattro formaggi, miele. Ci hanno portato il miele. Sono proprio bizzarri questi giapponesi. Questa è la... Questo è il piatto principale. Abbiamo 38 piatti su questo tavolo. Allora, è arrivata un po' troppa roba. Andiamo subito ad assaggiare la quattro formaggi con aggiunta di miele. Mangiabile. Forse un po' cruda. Sì, questa è una pizzetta surgelata fatta al microonde con le impostazioni sbagliate e lasciata lì un giorno e mangiata fredda. Ha uno stranissimo aspetto. È molle. È tipo pizza al vapore. Adesso però andiamo a provare questa cistifellea di carbonara. È molto strana. Però almeno stavolta non mi hanno messo l'uovo intero sopra, come è successo quando sono venuto con mio padre. È un blocco unico di pasta. Guarda, zio. È un blocco di pasta, sembra il Flying Spaghetti Monster. Fa molto ridere ed è per questo che vengo a mangiare italiano in questi posti, perché è chiaro che non è come in Italia. Però è affascinante venire a vedere la concezione giapponese del cibo italiano. Questo locale, per quanto possa essere strano e fare schifo per quello a cui noi siamo abituati, è pieno. Qui vengono a mangiare i giapponesi e quindi voglio provarlo. Comunque l'uovo è cotto, guanciale non è guanciale, c'è il basilico, ma non mi sembra che ci sia la panna. Gli spaghetti sono abbastanza al dente, però hanno un saporaccio. Spaghetti alle uova strapazzate. La pancetta, il bacon non ha sapore, è gommoso. Hanno sbagliato tutto, insomma. Però mi sa che a loro piace così. Però qualcosa mi dice che la tua non era poi così male. Parmigiano con i gamberi, ci stona un po', però non era male. Cioè, adesso che ho mangiato la pasta si vede che in realtà è tipo un wurster tagliato. È un'interpretazione interessante perché c'è chi la fa con la panna, i gamberi e i funghi. Grazie mille, ma non la mangerò mai più. Però l'hai finita. Però l'ho finita perché mi dà fastidio sprecare il cibo e avevo una gran fame perché abbiamo camminato tantissimo. Allora, se non vogliamo prendere altro, conto reveal. Un fracasso di soldi. 4.170 yen. Questa gag ci è costata 30 euro in due. Alla fine direi molto meglio di Olive Garden, anche solo per il fatto che non sono stato male. E prima di uscire ho notato che avevano delle bottiglie di finti vini chiamati Saggezza e Coraggio. È stata una bella gag. Più che altro ci ha servito un robot. Questo non è piano terra. Sei il, il genere di cose che vuoi provare in Giappone. Volendo potevamo anche provare un po' di ombre e cicchetti veneziani da Il Bacaro. Vabbè, in ogni caso siamo a Shinjuku, godiamoci la nostra ultima serata in Giappone per questo viaggio. Stanco, zio. No. A me un pochino fanno male le gambe. Abbiamo camminato 5 km e 1 per raggiungere a piedi il quartiere di Ikebukuro, perché volevamo smaltire questa pseudo cenetta. Alla fine abbiamo finito di cenare che erano le 6:45. Sembrano le 2 di notte, in realtà è prestissimo, sono tipo le 8:30. Comunque siamo a Ikebukuro perché volevo farvi vedere anche questo quartiere aduccio e volevo fare le ultime compere stupide prima di tornare a casa perché mi hanno chiesto un po' di cose. Allora, gli acquisti che dovevamo fare li abbiamo fatti. Adesso manca solo una cosa. Se mi seguite da tanto, probabilmente vi sarete chiesti: ma Nicolò, come mai non sei ancora andato a mangiare da Ichiran? Allora, non siamo andati perché c'era Reda, quindi non lo porto nella sagra del maiale smidollato. Ci porto Duccio, che però non ama il ramen. Allora, io te lo dico, zio, Ichiran è il McDonald's dei ramenari. Ho scelto non a caso proprio quello di Ikebukuro perché ci tenevo a tornare assieme a voi nel primo Ichiran che abbiamo mai provato. 15 minutes later. Ah, ci voleva ma non ci voleva. Direi che adesso per smaltire un minimo ce la facciamo di nuovo a piedi. Percorrenza 1 ora e 7 minuti 5,4 chilometri. Ce li facciamo. Ah,
quanto dormirò bene stanotte dopo tutti questi chilometri a piedi. Adesso saliamo, ci cambiamo e andiamo a farci monitorare il sonno. Ho detto proprio ci cambiamo, non a caso, perché nonostante io non creda nei pigiami, te ne viene consegnato uno quando arrivi. Lo trovi nella pratica Booster all'interno del tuo armadietto. Quindi dopo averlo indossato mi sono diretto al mio piano del dormitorio maschile, in cui si trovava la mia capsula, bellissima, futuristica, sicuramente la più bella tra tutte quelle che ho provato. Molto più comoda e spaziosa di quello che potrebbe sembrare. L'interno è molto minimale, il cuscino un po' strano, la telecamera inquietante, soprattutto faceva caldissimo. Buonanotte amici. Ed è qui amici che si conclude la nostra avventura giapponese, perché era arrivato purtroppo il momento di tornare in aeroporto. Andiamo alla stazione. Altri video del Giappone non mancheranno, perché come vi dicevo ci sono subito ritornato. Malinconia alle stelle. Adesso cerchiamo di non farci imbarcare i bagagli, però prima ho altre cosine da mettervi. E soprattutto dobbiamo andare a vedere i test dell'analisi del sonno, perché il primo giovedì successivo al nostro rientro in Italia mi è arrivata la mail contenente il report 9-hour sleep fit scan. E ovviamente è tutto scritto in giapponese. Il traduttore simultaneo non è molto preciso, però mi pare di capire che si parli di durata del sonno, dei momenti in cui ti rigiri nel letto, russare, respirazione e anche battito cardiaco. Oh mio Dio, no, che inquietante, ci sono le fotografie di me che dormo. In maniera tra l'altro anche molto poco aggraziata. Meno male che mi sono ricordato di mettere le mutande. Ma è inquietantissimo. Allora, vediamo se sono in grado di leggere il grafico. Abbiamo sonno leggero, sonno REM e sonno profondo, sonno non REM. E quindi qua ti mostra intanto l'alternanza delle due fasi. Girarsi e rigirarsi, qui mi mostra anche i momenti in cui mi sono rigirato nel letto, che sono abbastanza. Russare, a quanto pare ho russato quasi tutta la notte, però di solito mi dicono che non russo. Respirazione irregolare, sono irregolare anche nella respirazione irregolare. Discardia, oddio, quanto pare un sacco di problemi. Questo che voce è? Frequenza cardiaca, bene. Se c'è qualche cardiologo tra i commenti e vuole farmi sapere. Forza del respiro, sembra un terremoto questo grafico. E poi ci sono anche altri due valori che non capisco. Bene, quindi ho scoperto che ci sono un sacco di cose che non vanno probabilmente. Ottimo! Concludiamo in bellezza. Credo che questa cosa non la farò mai più. Comunque amici, spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi ringrazio come sempre per averlo visto fino alla fine. Fatemi sapere cosa ne pensate se volete con un commentino qui sotto. Vi lascio come sempre il link a sivola.it, dove trovate tutti i nostri fantastici, incredibili, mondiali, pazzeschi viaggi, tra cui quelli in Giappone ovviamente. Link ai miei libri qui sotto. Vi ricordo che se acquistate Todocambia tutto il mio ricavato va in beneficenza a Emergenza Sorrisi, con i quali sono andato in Iraq e i video non sono ancora terminati. Infatti dopo il prossimo, che vorrei fosse quello del Sivola Fest in Islanda, evento incredibile che si è appena concluso, è stato fuori di testa, non vedo l'ora di farvi vedere, vorrei pubblicare un altro video da Nassiria. Quindi come sempre tante belle novità in arrivo. Tra poco si riparte alla volta della Tanzania, poi arriverà anche un altro paese africano e tante tantissime novità. Ci vediamo lunedì prossimo alle 19 per una nuova avventura.